Signora Vice! Signora Vice! Signora Vice, hai qua! Ma come mai la porta è aperta? La porta è aperta? Eh già! Ma visto che confusione che c'è per le scale stamattina, e c'è anche una macchina della polizia parcheggiata proprio di fronte al portone da quasi 2 ore. Lei lo sa, che io mi faccio gli affari miei, ma c'è un tale trambusto! Ma che è successo? Che è successo? Ma veramente io ero venuta da lei per sapere se... Ma si sente bene? Mi sento bene. E chi lo chiede a me? E a chi lo chiedo? Oddio, allora? Signora Vice, non faccia così che mi fa preoccupare, Ma è sola? Le signorine sono uscite? Sono di là. Stanno tutti di là. Ma tutti chi? Ma non mi dica che il ragioniere non è andato in ufficio stamattina. Sono 20 anni che lo conosco e non ha mai perso un solo giorno di lavoro. Ma sta male? Beh, tanto bene non sta. Bene, signora, noi abbiamo finito e il commissario sta arrivando. Oddio, la polizia, signora Vice, ma che è successo? Lei chi è? Ma, appuntato, la prego, me lo dica lei che cosa è successo. Le domande quale faccio io, lei chi è? Ma io sono Adele Fantin, vedova Pompone, con la O. E vivo al quarto piano di questo palazzo, vivo qui da almeno 20 anni e il mio povero marito mi ha lasciato ben 10 anni fa. Bene, bene, basta così. Signora Bice, signora Bice, abbiamo appena saputo, ma cosa è stato? Un malore. Ma ieri sera stava così bene, ma com'è successo? E voi chi siete? Oddio, la polizia. Siamo il giovane della Torquato Riquadro, cioè no, io sono il giovane della Torquato Riquadro e questa è mia moglie. Bravo, così si fa, risposte secche. E cosa ci fate qua? Abbiamo appena saputo della disgrazia, siamo amici del ragioniere e della signora. Noi abbiamo al terzo piano della scala C, sa, questa palazzina ha 3 scale. Torquato ha detto risposte secche, queste sono grasse. Speriamo che le scale siano finite. Appuntato, la prego, ma me lo dica lei che cosa sta succedendo? Buongiorno, signora Pomponi, sempre presente, vedo. Come lei d'altronde, signora Annunziata? Ma non mi dica che non sa cosa è successo, stento a crederlo. Lei che è sempre così informata sugli avvenimenti di questo palazzo. Ma sta forse insinuando che non mi faccio gli affari miei, io? Senti chi parla. Annunziata, signora, un po' di rispetto per la povera Vice. E anche per me c'ho un mal di testa. Ma insomma, ma qualcuno mi vuole spiegare che cosa sta succedendo? Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti oggi. Buongiorno a tutti. Ma signorina Faustina, signorina Concettina, ma dove andate a conciare così? Ernesto è andato. Nostro fratello non c'è più. Ma dove è andato? Ma signora Vice non mi aveva detto che stava di là. E infatti non sta più di qua. Certo, se sta di là non sta più di qua. Ma che è? Morto! Oddio, mi sento male. Stanotte se n'è andato nel sonno senza soffrire. Su questo non ci giurerei. T'avevo tutto attorcigliato con la bava alla bocca. Con la bava alla bocca? Mamma mia, che impressione! Con la bava alla bocca? Ma cosa state dicendo? Ma non è possibile. Ma signora Vice, signorine, ma ieri stava così bene, scherzava, beveva. Ah, sento che ieri c'erano posti in piedi. E chi altro c'era? I soliti. Io, le mie cognate, la signora Pomponi, il geometro Riquadro, sua moglie e il defunto. Ebbene, che cosa si festeggiava? Niente, era la solita riunione del mese. A nostro fratello faceva piacere una volta al mese riunire tutta la famiglia e gli amici del palazzo. Era la serata Svago, come la chiamava lui. Si facevano 2 chiacchiere, si beveva un bicchierino di nocino. Uno solo però, Annunziata! E che ho detto, il falso? Ne hai mai provati a bere 2? È proprio vero, il ragioniere dosava il nocino come fosse oro colato. E non solo quello. È vero, Ernesto dosava tutto come fosse oro colato, l'olio, il vino, l'aceto. Il nocino! Ma quello l'ha già detto la signora Pomponi. Ma insomma... Faustina, Concettina. Sì? Non è bello dire queste cose.
E comunque vi siete scordate lo zucchero e il caffè. Ma quelli mica sono liquidi. Però Bici ha ragione, bisogna essere precisi e fare un elenco completo. Sì, ma l'oro colato è liquido, quindi il caffè e lo zucchero non li puoi mettere nell'elenco. Ma anche il caffè è liquido, quindi... Allora, chiudiamo questa dispensa? Ah, quale dispensa? Commissario, finalmente! Commissario! Allora, a quale dispensa ti riferivi? È una cosa a che vedere con l'oro, l'aceto, il caffè. Che? Commissario, vuole sapere una cosa? Non ci ho capito niente. E qual è la novità? Buongiorno a tutti, sono il commissario Magretti. Magretti! Mamma mia, il commissario Magretti! Magretti, signora, non Magretti. Allora, appuntato, cosa mi dici? Sarebbe il caso di parlare a quattro occhi. Quattro? Perché mai? Sono cose delicate. Sono cose delicate, ma come mai tutta questa gente ci è appuntato? Dopo lo spiego. E dopo? Ma tutti questi misteri? Dopo! Signori, per favore, potreste lasciarci un attimo da soli, grazie. Ma non allontanatevi troppo. Venga, Bice. Alla signora Bice ci penso io. Venga, signora Bice, che ci andiamo a cambiare. Proprio come la televisione, vero signorina? Già, però non capisco cosa ci fa qua la polizia quando è morto il signor Giovanni, mica c'era. Già, neanche quando è morta la signora Anna. Allora, appuntato, puoi finalmente dirmi cosa succede? Avvelenamento. Avvelenamento. Gli uomini della scientifica non hanno trovato nulla vicino al cadavere, né tubetti né altri contenitori strani. Secondo il medico si tratterebbe di veleno per tonno. Potrebbe essere omicidio dunque, interessante sono le indagini che io preferisco. E gli indiziati? Sembra esserci stata una festa ieri sera, oddio una festa. Hanno fatto due chiacchiere e bevuto un solo bicchierino di nocino a testa. Un carnevale di Viareggio! Un carnevale di Viareggio! Oh bella, e chi erano i partecipanti a questa meravigliosa festa? Beh, li ha visti, la moglie, le sorelle e i tre vicini. Vicini? Cosa? Quanto vicini? Vicini di casa. E li hai strigliati? Commissario, non ho fatto il tempo, e poi volevo lasciare a lei l'onore. Bravo, e hai mandato ad analizzare la bottiglia di nocino, i bicchieri li hai recuperati? Veramente, commissario, non ho fatto in tempo, e poi aspettavo disposizioni da lei. Bravo. E hai recuperato i bicchieri, quindi? No, commissario, non ho fatto in tempo, e poi... Volevi disposizione da me, vero? Esatto! Appuntato, me la togli una curiosità, eh? Signor sì! Ma tu, che cavolo hai fatto per stamattina alle 6 che sei qua, eh? Veramente. Hai consolato la vedova? Oh, ma che dici? Hai svegliato il morto! Oh, mi fa troppa impressione! Hai rimboccato le coperte alle sorelline? Ma le ha viste? Hai offerto il tè ai vicini? Ma prego, commissario, c'ho già un mal di testa. E comunque avrei chiesto il suo permesso. Va a chiamare la moglie e le sorelle, va! Permesso! Questo mi farà impazzire prima o poi! Commissario Magretti, piace vincere, facile! E già, se io avessi degli aiutanti come Jean-Vier e Luca, tu non saresti nessuno. Ma mi è capitato l'appuntato, che devo fare? Se fossi nato a Parigi, sai che carriera! Ma... Commissario, eccomi. Oh, buongiorno signora, si accomodi, prego. Mi dispiace per suo marito. Grazie, commissario. Ma come mai siete qui? Anche voi conoscevate Ernesto? Veramente no, signora, siamo qui per altri motivi. Io non ci capisco più niente. Stamattina abbiamo chiamato il dottore e poi è successo il finimondo. Strana gente per casa, con le maschere, apparecchi strani. E poi è arrivato l'appuntato. Perché ti ha subissato di domande? Lo so. No, l'appuntato non ha dato nessun fastidio. Girava da una stanza all'altra, sedendosi in continuazione. Ho pensato che non avesse dormito abbastanza. E così gli avrò fatto almeno 4 o 5 caffè. Ecco. Così almeno adesso so come ha passato il suo tempo, l'appuntato. Signora, sa com'è morto suo marito? Gli è preso un coccolone. Purtroppo no, avvelenamento. Ma che dice, commissario? Quando si è accorta del decesso? Stamattina alle 6. Mi sono svegliata, mi sono alzata, ho aperto la finestra, mi sono girata e l'ho visto. Mamma mia, come stava messo.
Come? Tutto attorcigliato e con una cosa strana alla bocca. Allora l'ho chiamato. Ernesto! Sì, e poi? Ernesto! Ho capito, e poi? Ernesto! E lui? E lui non rispondeva proprio, sa? Allora ho insistito e l'ho richiamato. Ancora lui non rispondeva, scommetto. Esatto, non mi rispondeva proprio. Ma come fa a saperlo? L'intuito è il mio miglior pregio, signora. Del resto sono commissario, mica appuntato. Comunque, come le dicevo, non mi rispondeva proprio. Allora mi sono avvicinata e l'ho toccato. Era gelato, gelatissimo. Così ho chiamato subito le mie cognate e dopo aver esaminato insieme la situazione abbiamo deciso che forse era meglio chiamare il dottore. Il resto lo conosce già. Avete fatto un consulto a tre, è interessante. Come mai di notte non si è accorta di nulla, eppure deve essersi divincolato parecchio prima di morire? Vede, commissario, ieri sera era la serata svago e io ho bevuto un bicchierino di nocino. E a me il nocino fa l'effetto del sonnifero. È vero, dimenticavo, il carnevale di Viareggio. No, a Viareggio, qui. Sì. Signora, sa se suo marito aveva dei motivi per... Per? Per suicidarsi. Nel senso di ammazzarsi da solo? No. Suicidarsi. Ma che dice, commissario? Ernesto non ci pensava proprio. Lui la faceva venire agli altri la voglia di morire. È interessante, si spieghi meglio. Ma dicevo così per dire. E allora dica. Dicevo che lui... È... Sì, dica signora. Il commissario, io direi pure. E allora parli. A Ernesto piaceva godersi la vita. Non si faceva mancare niente. Lui, la partitella al bar, il biliardo, la partita allo stadio, un bicchierino di nocino. Oh, ancora il nocino. Mi tolgo una curiosità. Ma perché sottolinea a lui? Non mi dica che anche lei voleva andare allo stadio. E pur di uscire un po' di casa, sarei andata anche in quella gabbia di matti. Ma Ernesto non aveva piacere che uscissi di casa. Diceva che era sconveniente. Ma una bella passeggiata insieme a lui, al corso, che so io, eh? E le pare che non ci ho provato? Ma fin dai primi giorni di matrimonio ho capito subito chi avrebbe deciso tutto in questa casa. Suo marito, giusto? Ma lo sa che lei ha proprio un intuito eccezionale. Del resto è commissario, no? Modestamente. Sa, Ernesto aveva un carattere un po' autoritario. In questa casa non si muoveva una paglia senza il suo consenso. Però qualche svago lo concedeva anche a me, sa? Oh, interessante! Di che tipo? Poteva andare tutti i giorni in terrazza a stendere i panni. Interessante! Quale terrazza? La terrazza di questo palazzo. Siccome collega tutte e tre le scale, ci si incontra con le altre signore. Si fanno due chiacchiere, si prende un po' d'aria e poi si torna in casa. Fino al giorno dopo, quando si vanno a raccogliere i panni asciutti. Oh, corbezzo di tutta vita! D'altronde basta poco per divertirsi. Infatti, io e le mie cognate non manchiamo neanche un giorno. Cos'è? Le signorine abitano anche loro in questo palazzo? E certo, in questa casa. Quindi vivono con lei e il defunto? E per forza, non si sono sposate e i miei suoceri sono divorziati. E poi Ernesto non avrebbe mai permesso che vivessero da sole. Sarebbe stato sconveniente. Lui avrebbe voluto maritarle, ma non ci è riuscito. Cos'è, le signorine avevano anche degli altri difetti che non si vedono? Ma che dice, commissario? I pretendenti non sono mancati, ma Ernesto aveva troppe pretese. Li voleva ricchi. Non era questo. Oddio, una posizione dovevano avercele, se non neanche li faceva entrare in casa. E allora che cosa voleva? Innanzitutto non poteva mai uscire da soli. Oh bella, e come facevano a conoscersi? È qui, in casa, con lui presente. Dovevano venire per un caffè, fare due chiacchiere e dopo una decina di visite dovevano fare la proposta di matrimonio. E scommetto che a lui non gli era andata bene nessuna. Nessuno l'ha fatta questa benedetta proposta, commissario. Sono scappati tutti.
Ma perché? Lei che avrebbe fatto? Ah, sarei scappato senz'altro anch'io, anzi io ci sarei proprio venuto. Cioè, signora, diciamo, tutto questo racconto mi fa dedurre che le signorine avessero del rancore nei confronti del fratello. Rancore? All'inizio protestavano, si ribellavano, ma poi si sono rassegnate, come me. Del resto con Ernesto non si ragionava proprio, sa? Era un tiranno, un vero tiranno. Ecco, commissario, ci siamo permessi di prepararle un buon caffè. Grazie, troppo disturbo. E ci sono anche due biscottini fatti con le nostre mani. Non prendetemela, ma approfitterò solo del caffè, grazie. C'è già lo zucchero. Veramente io il caffè lo prendo amaro. Oh, su, via, commissario, la vita è già tanto amara. Ce ne ho messi appena due cucchiaini. Ma io ce ne ho messi due cucchiaini. Ma tu, Cettina, tu dovevi pensare ai biscotti, io al caffè, ricordi? Sono bene che si fredda. Quattro cucchiaini, ma io lo prenderei amaro, veramente. Coraggio, non faccia complimenti. Va bene. Commissario, noi siamo felicissime di avervi in casa, ma perché siete qui? L'avvocato non ha voluto dirci nulla. Ernesto non è morto. È vivo? Non è morto per un coccolone. Ah. E com'è morto allora? Per avvelenamento. Per avvelenamento, e credo che anche io farò questa fine questa sera. Non è che gli avevate preparato il caffè l'altra notte? Ah, no, no, aveva bevuto appena un bicchierino di nocino. Ma ecco sto nocino, mamma mia! Commissario, ma lei pensa veramente che Ernesto si sia ammazzato da solo? Signora, non posso dire molto di più, del resto sono in corso le indagini. Le indagini? E chi le sta facendo? Come chi? Signora, può lasciarmi da solo con le signorine, per favore? Va bene. Tanto Ernesto non c'è più. Ora si può. Ma cosa ha capito, signora? No, questo caso non promette nulla di buono. Allora, tutto bene? Certo, commissario, mai state meglio. Infatti, vi vedo, state molto dispiaciute per la dipartita di vostro fratello. Ma commissario, nostro fratello è morto. Non è dipartito. No, nulla di buono promette. Dicevo, non vi sembrate molto dispiaciute per la morte di vostro fratello? Ah, per la morte! Certo che siamo dispiaciute, ma prima o poi dobbiamo tutti morire. Anche lei, commissario. Sì. Andiamo avanti e veniamo al dunque. Vostro fratello aveva dei nemici? Faustina, ma Ernesto aveva dei nemici? E non so, forse i colleghi che scrivono nei bagni dell'ufficio. Il ragionier Conticini è una carogna! Potrebbero essere dei nemici. Allora, anche i condomini che scrivono nell'ascensore, ragionier Conticini, lascia stare le mogli degli altri o te la faremo pagare. Potrebbero essere dei nemici. Ben voluto da tutti, sembra di capire. E adesso che cosa mi dite invece dei rapporti fra vostro fratello e la moglie? Rapporti? Rapporti? Signorine, andavano d'accordo, sì o no? Commissario, non si agiti, lei non è mica tanto chiaro quando fa le domande. Ma certo che andavano d'accordo, lui non era mai in casa, se non stava al lavoro, stava al bar oppure a biliardo. E dice, invece era sempre in casa, si vedevano soltanto per cena, mangiavano in silenzio, poi Ernesto si sedeva davanti al televisore, dopo 10 minuti si addormentava e la giornata era finita. Ma insomma, uscivano mai insieme o non si frequentavano affatto? Ma certo, la domenica andavano alla messa e il sabato a fare la spesa e poi c'era la serata svago una volta al mese. Ah, è vero, il carnevale di Viareggio! Viareggio, qui! Sì. A proposito di quelle serate, raccontatemi qualcosa di quello che succedeva. Ma c'è poco da raccontare, sa? Venivano i coniugi di quadro, la vedova Pupponi, si parlava del più e del meno e si beveva... Il solito bicchierino di nocino, sì, ho capito. Sì, di nocino. Io voglio sapere per quale motivo non possiamo tornare a casa nostra. Annunziata, ti prego. Zitto tu. Chi io? E non ti fai mai rispettare, ti fai sempre mettere i piedi in testa. Io? Commissaria, non sono riuscita a fermarla. Signora, qual è il problema? Qual è il problema? Siamo venuti a fare le condoglianze alla famiglia Conticini e voi ci avete sequestrato. Ma che si fa così? Io voglio sapere cosa sta succedendo.
signor commissario, la perdoni, mia moglie è ancora scossa per quello che è successo. Scossa io? Ma quanto puoi essere imbecille! Io voglio sapere soltanto perché non posso tornare a casa mia e basta! Silenzio! In fondo la signora ha ragione, ma d'altronde ci troviamo, anzi vi trovate, in una situazione molto delicata. Che è stato? Niente! È andata via la luce? No! Dicevo che vi trovate in una situazione molto delicata! Ma che succede, commissario? Il ragionier Conticini è stato avvelenato! Avvelenato? Ma non è possibile! Titolare! 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 Ma signorine, ti prego! Ma dai che c'entriamo! Torquato, non ti vorrei mica far coinvolgere in questa storia qua! Ti prego, muoviti, fai qualcosa! Commissario, ci spiega qualcosa, per favore! È il geometra, c'è poco da spiegare! Il ragionier Conticini è stato avvelenato! Con cosa? Con un veleno! Ah. Somministratogli ieri sera, in tarda serata. E poiché ieri sera tutti i presenti si trovavano con il defunto, dovete rimanere tutti a disposizione. Tutti? Vuol dire che siamo tutti sospettati, commissario? Sì, signora, siete tutti sospettati. Ma qui non ha che l'imbarazzo della scelta. L'unica però che non c'entra niente, qua sono io. Quindi io adesso me ne torno a casa. Signora, dovrei fare delle domande, si ferma di sua spontanea volontà. E sentiamole queste domande. Signorine, potreste uscire? Allora noi andremo a preparare un altro caffè. Ciò. Che possiamo? Concettino, hai sentito? Ciò. Ernesto è stato avvelenato. Allora adesso ce ne metto tre. Ciò. No, tu metti il caffè, io metto lo zucchero. Appuntato, se tornano con un altro caffè, fagli lo sgambetto. Commissario, ma che dice? Appuntato, è un ordine. Ma non posso obbedire. E allora ti berrai anche il caffè mio, l'hai voluto tu. Allora io vado. Dove va lei, geometra? Venga qui. Lei è il signor? Geometra Torquato Riquadro. Geometra Torquato Riquadro, segga. Sono Torquato Riquadro. Commissario, allora queste domande non vedo l'ora. Annunziata, che intenzioni hai? Non ricomincerai mica con le quellazioni, spero. Sono una brava cittadina e i bravi cittadini collaborano con la polizia, vero commissario? Certo, signora. Allora, che cosa insinuava prima dicendo che avrei avuto l'imbarazzo della scelta? Beh, se ha parlato con la signora vice e con le signorine avrà capito sicuramente la situazione. Parli chiaro. Avrà capito quant'era fedele del ragioniere. Annunziata, ti proibisco di continuare. Tu non mi proibisci proprio niente. Ma tanto a te sotto sotto piaceva. Ma sotto tu? Lo hai sempre invidiato, vero? Ma io non invidiavo proprio nessuno. Ma come puoi credere una cosa del genere? Lo invidiavi perché era lui a comandare in casa o perché tutte le donne gli correvano dietro? Ma che cosa stai dicendo? Oppure perché Bisce l'aveva preferito a te. Sei una ipera velenosa, non ti permetto! Non di dire quello che devo o non devo fare, te l'ho già detto! Adesso basta, silenzio! Adesso basta, silenzio! Adesso basta, silenzio! Che facciamo l'eco? Facciamo l'eco? Ma che facciamo l'eco? Allora, Gigi! Chi? Cosa? Mannaggia, adesso che devo dire? No, questo caso non promette nulla di buono! Va a chiamare la vedova! La vecchia o la nuova? In che senso? La vecchia ha perso il marito 10 anni fa, la nuova soltanto ieri sera. Chi chiamo? La vecchia! Vecchissima! Allora, cosa stavo dicendo? Ah sì, adesso basta! Fate silenzio! E noi zitti stiamo! Forza, parli! Commissario, bisogna che si decide, o sto zitta o parlo. Signora, faccia poco la spiritosa e continui il discorso di prima. Le stavo dicendo di quanto era fedente il ragioniere. Annunziata, non puoi parlare così di un nostro amico. Ma la vogliamo far continuare, per favore? Grazie, commissario. Le stavo dicendo che il ragioniere era un vero tiranno. Faceva il bello e il cattivo tempo. Pensi che decideva pure che cosa bisognava portare in tavola ogni giorno. E poi era un gran tirchio. Teneva sotto chiave tutto. Lo zucchero, il caffè, l'aceto, il vino, il nocino. Ancora con questo nocino? Ma in che senso sotto chiave? Commissario, la vede quella credenza? Qui sotto ci sono le derrate alimentari e solo lui aveva le chiavi. E la moglie e le sorelle? Tre fesse. Sopportavano
e ubbidivano. Pensi che quei due uccelli del malaugurio... Annunziata! Le signorine sono due povere vittime! Signor geometra, ha capito che le deve far finire? Grazie, commissario. Le stavo dicendo che quelle due non si sono sposate per colpa sua. Già era difficile, ma con lui diventò impossibile. E noi sì. Sì, ci siamo. Seduti! Allora, signora Annunziata, com'è quella storia per cui invece preferì il ragioniere al geometra? Vede, mio marito era innamorato di Bice, ma lei preferì Ernesto. D'altra parte era più intraprendente, più deciso, più maschio. Ah, ma se ne metti prestissimo, eh? Comunque, commissario, eravamo giovani, è una storia vecchia, poi ho sposato quella là. E lei non te la sei mai dimenticata, vero? Confessalo. Ma sa, a me non mi interessa, commissario. Sapesse quanto sono ridicoli quando si cercano con gli occhi, si sfiorano le mani. E lei sopporta tutto questo? E perché? Beh, Bice non è stata l'unica a pentirsi della scelta fatta. E poi, sa, commissario, una volta fatta la frittata bisogna mangiarla com'è. Ho capito. Signora Annunziata, mi tolga una curiosità, non è che anche lei... Cosa? Anche lei sotto sotto... Che cosa? Aveva un debole per il ragioniere? Ma no, assolutamente no, ma che cosa sta dicendo? Io sono una donna seria. Annunziata, non è che anche tu eri innamorata di Ernesto? Ma non dire stupidaggini. Hai sposato me perché lui non t'ha voluto? Ma che cosa stai dicendo, mamma? Ma e poi se anche fosse? Ma come ho fatto a non accorgermi di niente? E come avresti potuto? Sei sempre stato un imbecille. Ah, sempre carina la mamma. Ecco, è arrivata la miss del palazzo, la più corteggiata. Ora siamo al completo. Ma come si permette e poi che cosa vuole insinuare? Guardi che io sono una povera vedova e lei deve portarmi rispetto. Signora ha ragione, stai proprio esagerando. Devi stare zitto, il rispetto va, si va guadagnando, cara la mia Volponi. E noi seduti siamo. Silenzio! Ma che siamo, in un pollaio? Bravo appuntato. Signore, cerchiamo di mantenere la calma, eh? Io sono calmissima, commissario, ma la strega deve chiedermi scusa. Strega a me? Lei piuttosto che fa la civetta con tutti gli uomini del palazzo, ma si vergogni! Civetta? Ma come si permette? Signora Annunziata, moderi i suoi termini! E lei, signora Pomponi, si calmi. Io li modero i termini, ma questa sempre una sborfiosa resta. Ma allora il signore... Appuntato! Appena riusciamo a separarli, accompagna i signori di quattro miglia! Uno, due, tre! No, no, vecchio, no, mondo vecchio! Annunziata, mi ragionevole! Commissario, le chiedo al ragioniere, altro che svergogliato, una gran puttana! Allora sei proprio una strega! Su, su, signora Pomponi! Signora Pomponi, si calmi, per favore! Non le crederà, vero, commissario? Io sono una povera vedova rimasta sola. E non è mica colpa mia se dopo un po' gli uomini si sentono il diritto di abbracciare. Di che? Di farsi sotto. Ah. Ma poi la solitudine è brutta, la carne è debole. Adesso però mi racconti tutto. Cosa? Tutto nel ragioniere. Guardi che io non ho proprio nulla da raccontare, le giuro. Sicura? Veramente? Ho avuto una piccola storia con il ragioniere. Interessante, dica, dica. Che cosa le devo dire, commissario? E poi io mi vergogno. Certe cose si fanno, mica si dicono. Quelle cose? Quelle cose. Ah, quelle. Guardi, signora, che non interessano affatto neanche a me. A me serve solo sapere quando è cominciata, quanto è durata e soprattutto com'è finita. Beh, se è questo che vuole sapere, commissario, però lei è un uomo di mondo e lo sa come vanno queste cose. No, non lo so come vanno. Io sono un'amica della signora Bice. E per fortuna. Dicevo, commissario, sono un'amica della signora Bice e per questo frequento la casa. E sa, Ernesto era un uomo così focoso, intraprendente. E dalle oggi e dalle domani è successo... Cosa? Il patatrac! Ah, e quanto è durato questo patatrac? 3 anni. Oh,
3 anni di patatratte e lei me la chiama piccola storia e nessuno si è accorto di nulla. Nessuno, commissario, nessuno ha mai sospettato, tranne la strega. Ma lo sa perché ce l'ha tanto con me? Perché Ernesto, da qual mandrillo che era, ha avuto un sacco di storie con le signore del palazzo, ma con lei niente. E non che lei non gli abbia fatto delle avance, ma lui era fatto così, doveva scegliere. Signora, vi tolgo una curiosità, com'è finita questa piccola storia? Commissario, è finita come è cominciata. All'inizio mi ha detto che avrebbe lasciato la moglie e io aspettai per 3 anni. Poi gli incontri si diradarono e capì che non l'avrebbe mai fatto. E quindi dissi, Adele, gli anni passano, hai ancora un bel po' di miglia da percorrere, cambia rotta. Miglia, cambia rotta, che intende? Lo sa mio marito, buon'anima, era in marina. Ecco, abbiamo anche la vedova marinara. Cara signora, però non vorrà farmi credere dopo tutto quello che mi ha detto che lei non avesse del rancore nei confronti del ragioniere. Ah, se avessi potuto l'avrei ucciso con le mie mani. Ah! Si fa per dire, ma poi sa, commissario, il tempo mitiga tutto. E così continuai a frequentare la casa, facendo finta che non fosse successo nulla. Commissario, mi scusi. Riposo. Ho i risultati della scientifica. Signora, può lasciarci da soli un attimo? Certo, grazie. Commissario, mi scusi, ma veramente Ernesto è morto avvelenato? Sembrerebbe veleno per dopo. Ah no, non è possibile. Che intende dire? Volevo dire, ma come è possibile? Io vado. Allora, leggimi finalmente questo referto della scientifica. Avvelenamento da veleno. Ah, ma davvero? E che veleno? Topicida. Tipo EC67 è un prodotto nuovo venduto sotto forma di pastiglie bianche in confezioni da 3. Per un ratto, ma che è? Soccio. Ah, ne basta una. Per un uomo 2 o 3. Secondo il medico, alla vittima ne sono state somministrate 2. Se fossero state 3, sarebbe morto prima e non si sarebbe vincolato come ha fatto. Interessante, indagine molto complicata. Tutti i presenti avevano un buon motivo per far fuori il fetente e il defunto. E allora che facciamo? Ci dormiamo sopra. Sul defunto? Ma che defunto? E domani mattina li torchiamo. A proposito, hai mandato i bicchieri alla scientifica? No! E hai trovato finalmente questo benedetto lucino? No! Perché? Perché? Aspettavi mie disposizioni? Sì. Ma lei è proprio un genio. Come fa a capire sempre tutto? Sono commissario, ricordi? Già, mica appuntato. Ma allora che faccio? Li mando sti bicchieri? Mandali, 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 mandali! Li mando! Basta, siete voi che dovete essere interrogati, mica io. Interrogati? Sì. Bene. Come bene? Ma sospettare di qualcuno di noi? Io non l'ho fatto.
fatto, lo giuro. Ammuttato! Ma che stai facendo? Niente. Appunto. E lei, signora Pomponi, cos'è che non ha fatto? Niente. Appunto. Lo vedremo. Cos'è che vedremo? Niente. Appunto. Annunziata, non vorrai... Cos'è che non vorrà? Niente. Appunto. Ma cos'è? I vostri vocabolari arrivavano solo fino alla lettera N. Appuntato. Sanno solo dire niente, niente, niente. Anche il vocabolario del commissario arriva solo alla lettera A. Appunto, appunto, appunto. Signora! Ecco il caffè! Ha puntato lo sgambetto! Ma che dice? Lo sgambetto! No, no, non è corretto! Prego, commissario, beva il caffè, è già zuccherato! Signorina, io il caffè lo prendo amaro! È vero, l'avevo dimenticato! E ormai, e comunque ci ho messo solo 3 cucchiaini di zucchero! Ah, ma solo 3? Concettina! Io metto il caffè, tu metti lo zucchero, ricordi? Ma allora l'ha zuccherato anche lei! E 5! Salve! No, ho appena preso un bel caffè al bar, sono sicuro che l'appuntato lo gradirà doppio! Ma io non posso, soffro di diabete! Oh, su commissario, non faccia complimenti, lo beva! Allora commissario ci dice il perché della riunione? Ecco fatto! Con te facciamo i conti dopo, eh! Signori, poche chiacchiere e veniamo al dunque! Ma che fate? Veniamo al dunque! Ma davvero siamo sospettati di qualcosa? Signor Quadro! Riquadro, commissario, riquadro! Signor Quadro, riquadro, non divaghi e non ne fischi! Ma non mi permetterei mai! Il solito pecorone! Allora, commissario, ci dice il perché di questa bella riunione? Silenzio! Qui la domanda le fa il commissario! Bravo, puntato! Signori, siete qui riuniti perché in questa casa è stato commesso un omicidio. Omicidio? Omicidio. 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 Silenzio! Grazie, appuntato. Il ragionier Conticini è stato avvelenato con 2 pastiglie di veleno per topi. Vorrà dire con 3? Ho detto con 2. Come mai dice con 3? Perché l'ha detto, l'ha puntato prima che lei arrivasse. No, io non ho detto proprio niente. Ma come, l'ho sentita con le mie orecchie, ma mi vuole dare della bugiarda per caso? Appuntato, mai una volta che tu sappia tenerti una cosa per te, è anche sbagliata, la dici? Luca, dove sei, Luca? Commissario, ma ha perso qualcosa? No, questo caso non promette nulla di buono! Dicevo, il ragionier Conticini è stato avvelenato durante una delle serate po. E poiché eravate tutti presenti, qualcuno di voi gli ha somministrato il topicida? Io non sono stata, neanche io, eh! Io non l'avrei mai potuto! Ah, non provate a guardare me, eh! Ma Concettina, ma che cos'è sto topicida? Ma che ne so, commissario, ma che è sto topicida? Veleno per topi! Ah, l'ammazza sorci! L'ammazza sorci? Commissario, mi pare di averglielo già detto che lei non è tanto chiaro quando fa le domande, vero? Signorine, fate finire il commissario! Bravo, appuntato! Allora, chi è stato? Ma io qualche idea ce l'avrei. Annunziata, non vorrei mica accusare qualcuna delle nostre amiche. E tu da gran coniglio torquato ti sei tolto dai giochi, vero? Ma perché? Mi crederesti capace di una cosa così orribile? Ci avevo quasi sperato, ma forse mi hai smettito. Cos'è che sperava, signora? Ho detto speravo, commissario, mi sono sbagliata. Se dico EC... Salute! EC67, voi che cosa mi rispondete? Ma che cos'è, un indovinello? Commissario, le sembra questo il momento di fare indovinelli? Che bello, io adoro gli indovinelli! Oh, buonanotte ai suonatori, già non si capisce quando parla normale oppure gli indovinelli, io ci rinuncio. Ma di che parla, commissario? Forse della marca dell'ammazza sorci? Esatto! Ma come fa a saperlo? Lo conosce? Mai sentito, commissario, ma io ho un cervello e lo uso, mica come questi che ce l'hanno solo per dividere le orecchie. Qualcuno di voi ha mai visto pastiglie come questa? Mai vista? Appuntato! Però potrebbe assomigliare a qualsiasi altra pastiglia! E ti pareva che non prendi una decisione in vita tua? O l'hai vista o non l'hai vista, ma è tanto difficile? Comunque, commissario, mai vista!
Commissario, a me sembra proprio uguale all'Alka-Seltzer. Sì, sì, ho capito, va bene. Ma Concettina, che dici? Quella dell'Alka-Seltzer è diversa, è più pianta. È proprio uguale all'Alka-Seltzer. Su, signorine, non litigate e poi magari le confrontiamo, che ne dite? Guardi, appuntato, che io ci vedo benissimo e le dico che è proprio uguale all'Alka-Seltzer. Ma come? Appuntato, ma quale ci vede benissimo? Ma se alla messa ti confonde sempre fischi per fiaschi perché non riesce a leggere il messale? No, oh, invece lei che allora la chiede sempre a me perché non riesce più a leggere l'orologio per quanto è ciecata. Oh, io nel messale la leggo benissimo, sì, hai capito? Sì, ho capito, ci vedete tutte e due benissimo. Io comunque una visitina dall'oculista la farei. Uscite, fate due chiacchiere e vi fate dare una bella controllatina. Concettina, che dici? Forse come idea non è proprio male. Ma guarda, solo per fare contento l'appuntato perché io ci vedo benissimo. Ci accompagna lei? No! Ma... Se poi fate silenzio, fate contento anche me magari, Ma silenzio, dall'oculista! Ma tu, quanto che fare, signorine, voi e noi! Signori, poche chiacchiere, l'assassino è tra voi. Noi. Tra noi! Tra noi! Tra noi! Tra noi! No! Tra voi! Ah! Quindi, fuori nomi e chiudiamola qua! Ma commissario, perché deve essere per forza tra noi? Infatti potrebbe essere stato chiunque! È vero, io potrei citare un sacco di nomi delle persone che volevano la sua morte! Per esempio! Signora, qui le domande le faccio io! Per esempio? Per esempio... Ecco, Gennarino, per esempio! Quello sulla carrozzella. Quello se la mettava con Ernesto perché perdeva sempre a carte con lui. Il paralitico uccide Ernesto perché non visce la scopa. Ma ti senti quando parli? O le orecchie ti servono solo per tenere gli occhiali? Signora Luciana, e anche lei, giovane, questa storia del paraplegico se la poteva proprio risparmiare, su, Commissario, non mi veniva a mente niente. Certo, però se ci penso un attimo gli posso dire almeno 100 nomi. Se lei c'ha un attimo di pazienza... Allora? Dottor Quato, però si sforzi che può farcela! Forza, geometra, si concentri! Avete finito! A me dispiace dirlo, ma ciascuno di voi aveva dei motivi per far fuori il ragioniere! Finalmente si va al sodo! Ma quale sodo? Io non avevo nessun motivo per uccidere Ernesto, era mio marito! Un marito che però poco la considerava e che la teneva quasi prigioniera in casa, se non sbaglio! Ma tutti i mariti fanno così, noi donne siamo abituate! E poi io gli volevo bene, Ernesto mio! Ma sarà abituata lei? E poi non mi sembrava tanto rassegnata 2 mesi fa in terrazza! A cosa allude, signora? Se lo faccia raccontare dalla moglie amorevole e sottomessa! Commissario, io non so di che cosa parli, io in terrazza ci vado solo a stendere e a complottare. Oddio, mi sento male. Anch'io non è che mi sento tanto bene. Beh, commissario, che faccio? Chiamo il dottore? Ma quale dottore? Lo vedi che lo dovevi prendere tu il caffè al posto mio? Signora Annunziata, se deve dire qualcosa, la dica senza troppi giri di parole. E va bene, 2 mesi fa la signora ha dato di matto. Bene! Ma bene cosa? Ma dicevo così, per dire. E allora non dire! Pensi che la sentivo da casa mia, era sulla terrazza, urlava come una pazza. Basta! Non ne posso più! Sono stufa! E giù insulti al marito. Ma era solo un piccolo sfogo! Tutto qui, signora? Magari! Buttava giù i panni, le mollette e poi... E poi disse quella cosa. Oddio, mi sento male. Lo vede che facevo bene a chiamare un dottore? No, nessun dottore. Cosa disse, presto? Disse io mi ammazzo. No, anzi, disse io lo ammazzo. Commissario, mi crede, era solo un piccolo sfogo. Io non lo pensavo veramente. E nessun altro dei vicini la sentì urlare. Non intervenne nessuno per andare su in terrazza a calmarla? Dica, geometra. E dica! E non faccio la pecora, risponda al commissario! Beh, facevo solo il terzo grado. Ok, sto zitto. Commissario, io avrei pure voluto, ma mia moglie non impedì. Certo, vede commissario, sarebbe stato sconveniente se Ernesto fosse risalito in terrazza chiamato dalle urla e avesse trovato lì vice con mio marito. Ma lo sa che putiferio sarebbe successo? Bella scusa! E lei, signora Pomponi, sentì nulla? E che cosa avrei dovuto sentire? Forse il canto degli uccellini, oppure il rumore della pioggia, o le urla della signora Bice! Risponda alle domande, non faccia finta di niente, se no! Eh? Terzo grado, come sopra? Beh, ok, punto.
Beh, allora la senti urlare sì o no? Veramente sì, commissario. Sei lì in terrazza, ma non hai il coraggio di farmi vedere. Ma di scriverle un bigliettino di solidarietà, quello sì, eh. E che ne sa lei dei nostri bigliettini? Bice, non mi dica che gli ha fatto leggere la nostra corrispondenza. Corrispondenza? Bigliettini scritti sulla carta del pane e pure unta. Ma mi faccia piacere. Ma allora era lei a scriverli? No. Come no, sì? Torquato, hai qualcosa da dire anche tu? No, non ho niente da dire. Che devo dire? Una volta nella vita lo fai fare, l'uomo, e dammela questa soddisfazione! Insomma, ma mi ci fate capire qualche cosa anche a me? O devo sbattervi tutti dentro! Che è stato? Niente! È andata la luce? No! No! No. No. Dicevo, mi ci fate capire qualcosa anche a me? O devo sbattermi tutti dentro? Per carità, commissario, ci provo io, anche se effettivamente non è che ci ho capito molto, anzi, non ci ho capito proprio niente. E allora, senta, e faccia parlare sua moglie, che invece mi sembra che abbia delle idee molto più chiare di lei. Forza, segga, parli! Vede, commissario, qua il fedente era Ernesto, ma questi non sono da meno. Sono dei deboli, ma pieni di rancore nei confronti del ragioniere. Motivi? Beh, dice, sappiamo tutti perché. La misse perché scaricata e Torquato perché non gli aveva perdonato di avergli soffiato Bice. Scaricata? Soffiato? Ma di che cosa sta parlando? Bice, non le dia ascolto, è solo una resemina zizzania. Zizzania? Bice, sono desolato. E io invece mi sto innervosendo. La facciamo continuare, signor geometra. Grazie, commissario. Prego. Quel giorno tutti e due, quei due, sentirono il bisogno di dimostrare la loro solidarietà a Bice, scrivendole un biglietto anonimo e lasciandolo nel cesso delle mollette su in terrazza, che io prontamente feci sparire. Ma prima... Cosa? Svega! Ma io l'ho trovato il bigliettino! Certo, ce l'ho misi io. Dapprima ero furiosa, tutti così caritatevoli nei confronti della povera Bice. Mio marito in 20 anni di matrimonio non mi aveva mai detto parole come quelle che scrisse in quei bigliettini. Poi mi calmai e decisi di vendicarmi. E io che c'entro? Lei c'entra sempre, visto che fa sempre la smorfiosa coi mariti delle altre. Ho capito, ancora le rode perché Ernesto snobbò lei e scelse me. Signora Bice, mi scusi, ma tanto io non so quello che dico. Signora Pompone, Annunziata, pure voi? Sì, Annunziata. Ma che notizia! Signora Annunziata, come decise di vendicarsi allora? Uccidendo il ragioniere. Così la signora Bice si liberava del marito. Il geometra aveva campo libero. La signora Pomponi rimaneva vedova per una seconda volta. Già, ma lei? Lei che ci guadagnava? Non regge, vero? Sono io che non reggo te. Zitto! Devi stare zitto! Signora, come decise di vendicarsi allora? Cominciai una bella corrispondenza a tre, loro scrivevano i biglietti e li lasciavano su in terrazza nel cesso delle mollette. Io li sottraevo e ne scrivevo altri di mio pugno. Così Torquato e la Miss pensavano di scrivere a Bice e lei all'amico anonimo. Nessuno di loro ha mai letto i bigliettini originali. Ma allora li ha scritti tutti lei quei bigliettini? Annunziata, ma come ti sei permessa? La corrispondenza è una cosa seria, può essere reato! Signor geometra, io eviterei di parlare di reato, vista la sua posizione. Quale posizione? Del sospettato. Signora, non faccia illazioni. Qui siete tutti sulla stessa barca. E poi, chiedo scusa, ma che cosa c'entra questa storia dei bigliettini con l'omicidio? Beh, lo dicevo prima, questi sono dei deboli. Sono incapaci di prendere in mano la loro vita. Io li ho solo aiutati a prendere la decisione. Mm. Ma di quale decisione sta parlando? Di eliminare il vostro problema, Ernesto. Alla faccia! Beh, come sto io? Zitto! Signora, si renderà conto che quello che sta dicendo è una cosa molto grave? Sì, sì, è molto grave, commissario, per loro, non certo per me. Sapesse quanto mi sono divertita. Torquato, ma di che cosa sta parlando? Io non ci capisco più niente. Sapessi io. Ma insomma, forse se la facciamo continuare, capiamo tutti qualcosa di più. Insomma, signora, che cosa c'era scritto in quei benedettini biglietti? Biglietti benedettini! Benedetti bigliettini! Bravo, quelli! Da prima avevano un tono consolatorio, di incoraggiamento, poi subentrò la complicità, sapesse quante cose intime si sono raccontate, e poi affondai. Ai,
Che fece? Grazie ai miei bigliettini rivisitati, cominciai a instillare in tutti e tre un odio irrefrenabile nei confronti di Ernesto. Terreno fertile, del resto. Fino a quando si decidono a vicenda di ucciderlo. Ognuno di loro pensò che l'idea fosse dell'altro. Ma alla fine capitolarono tutti e tre. E per convincerli suggerì un omicidio di gruppo. Commissario, mi sento male, che fa? Chiama un dottore? Ma quale dottore? Se proprio devi svenire, fallo da sdraiato! Ma non interrompere! Signora, che cosa intende quell'omicidio di gruppo? L'avrebbero ucciso tutti insieme. Nessuno di loro avrebbe mai avuto il coraggio di ucciderli da solo. Ognuno di loro avrebbe messo una pastiglia di veleno per topi. E ci! Salute! 67! No, 67, una pastiglia! E ci 67, veleno per topi! Giusto, nel bicchiere di nocino di Ernesto durante una delle serate svago. Io la mia pastiglia l'ho buttata nella spazzatura, non ce l'ho proprio fatta. Mi dispiace, Torquato. Oddio, con chi devo scusarmi? Ah, io non c'entro niente, neanche io ho avuto il coraggio. Quella sera sono andato in cucina per cercarla. Lei non c'era, l'ho messo la pastiglia sulla mensolina. Trovandolo avrebbe capito. No, no, io ho messo la pastiglia sulla menzolina. Geometra, non faccia il furbo. Signora Pomponi, non mi permetterei mai, lei piuttosto. Ma... silenzio, insomma, basta. Chi ce l'ha messa queste benedettine pastiglie? Parlate. Appuntato, ma tu solo il terzo grado sai fare? Sì. Hai mai visto una puntata di Maigret? Certo, mi diverto un sacco. Già, e lui vede Maigret e si diverte un sacco. Vede Maigret e ride e non impara nulla. Luca, dove sei finito, Luca? Dove sei? Commissario, ma ho perso qualcosa? Commissario, dobbiamo continuare a parlare di televisione o andiamo avanti con queste indagini? Signora, calma. Andiamo avanti, sì. Anzi, io vado avanti con le indagini e pertanto torniamo alle pastiglie. Poiché il ragionier Conticini è stato avvelenato con due, dico con due, pastiglie di veleno per topi, due di voi sono i colpevoli, perciò confessi chi deve confessare e chiudiamola qua! Ribadisco che io non sono stata. Io la mia pastiglia l'ho buttata nella spazzatura. Ah, non guardate me, io non c'entro niente, io non ho avuto proprio il coraggio, dillo tu, annunciare che sono un vigliacco. Commissario, credo che dica la verità, è un vigliacco, non ce la fa proprio. Commissario, qui si mette male. Già. È vero che è stata trovata una pastiglia della spazzatura e nei bicchieri del nocino non è stata trovata alcuna traccia di veleno. Ancora con questo nocino? Vorrà dire che se escludiamo la moglie saranno stati gli altri due. Semplice, no? E chi ci dice che invece la moglie non abbia usato le due pastiglie rimaste sulla mensola e buttato la sua nella spazzatura per depistarci? Bravo! Ottima intuizione! Lo sai, mi hai fatto ritrovare il Luca perduto! Io? E quando? E comunque meno male che l'ha ritrovato, mi stavo facendo salire un'ansia. Poi magari me lo farà vedere. L'ho riperso. In questi casi che si fa? Si rischia di non condannare nessuno. D'altronde il colpevole o i colpevoli, come in questo caso, debbono essere certi. Non possiamo mica prendere uno o due a caso! E se non confessa nessuno? Il caso resta irrisolto! Però io l'avevo detto, questo caso non promette nulla di buono! Commissario, ma se nessuno di noi tre ha messo la pastiglia, chi ha avvelenato Ernesto? No, non facciamo scherzi, Io ho fatto una fatica a organizzare tutto. Ma che vi credete, che è stata una passeggiata? E togli e leva il bigliettino, rimetti il bigliettino e fai le poste a chi sale, a chi scende. Ho passato due mesi per le scale in terrazza. Commissario, se il colpevole non è certo, li sbatta tutti e tre in galera e non ci pensiamo più. Certo che l'aveva proprio pensata bene, Lei era furibonda con il ragioniere perché l'aveva rifiutata e quindi ha approfittato delle loro debolezze istigandoli ad ucciderlo. Non male, non male. Liberarsi in un sol colpo di tutte le persone che detestava. Complimenti, brava, lei è un genio del male. Vabbè, commissario, adesso non esageri. Come le dicevo prima, io ho un cervello e... E lo usa, mica come gli altri che lo usano solo per dividere le orecchie. Sì, sì, lo sappiamo. Però, veda, cara la mia signora, non sempre le cose vanno come si vorrebbe che andassero. Che cosa intende dire, commissario? Che purtroppo il colpevole, o forse i colpevoli, non sono così palesi, è vero. Mentre l'unica cosa certa è che è stata lei a spingerli a commettere il reato! Ma io ho solo suggerito, non l'ho mica obbligato! Mi dispiace, signora, ma le cose non stanno proprio così.
Pertanto la dichiaro in arresto per istigazione a delinquere e appuntato a tregua! Ma che cosa dice, commissario? Ma non può farmi questo! Io voglio il mio avvocato! Ma Annunziata, noi non abbiamo un avvocato! Tu zitto, devi stare, non ne fai una giusta! Voglio il mio avvocato! Ah! Portare via Annunziata. Perché dice chi la fa, l'aspetti e la strega se l'è proprio meritato. Signora, non sarei troppo sorridente al suo posto, perché comunque rimanete tutti e tre sospettati e domani sarete convocati dal giudice per gli interrogatori e quello lo scherza, vi farà cantare. Cantare? Dobbiamo cantare? Venga, dice l'accompagno di là, lei deve riposare. No. No, deve riposare. Ragazzina. Ma io non so, commissario, posso andare anch'io? Vada. Sì. Appuntato. Lei, quando vuole, sa dove trovarmi. Che voleva dire? Ah, non lo so io, ma... Strega, l'abbiamo spedita. Già! Certo, questo mestiere non finisce mai di stupirti. Lei ha proprio ragione, voleva far fare il lavoro sporco agli altri ed è rimasta fregata. Belle sta! Ma allora, chi è stato? Chi è stato? Mi chiedi chi è stato, eh? Se non ha sentito, glielo dico un'altra volta. Chi è stato? Bella domanda. Io comunque una prima ipotesi l'avrei già partorita. Commissario, lei è proprio un genio, mi dica. Potrebbero essere stati tutti e tre o nessuno. Ah, questa è la prima ipotesi. E se passassimo alla seconda? Ad avercela! Ma non potremmo dire che è morto per un coccolone? Appuntato! Beh, dicevo così, per dire, bel casino! Eh già, e adesso la palla passa al giudice! E come al solito abbiamo fatto la nostra solita figuraccia! Ma riusciremo mai a risolvere un caso? Dovrò rivedermi tutte le puntate di Maigret. Commissario, ma lei è proprio fissato con questo Maigret. Ma non potremmo provare a incolpare le due zitelle? Ma vergognati! A proposito, dove sono? E saranno andate a preparare il caffè. Sono fissate con questo caffè. No, un altro caffè è troppo. Scappiamo prima che ritornino! Ma qui non c'è più nessuno. E adesso chi lo beve il caffè? Lo lasceremo qui per domani, mica lo possiamo sprecare, eh? Ai! Oh, meno male però che sono andati via tutti, facevano un tale baccano. Concettina, mi è venuta un'idea. Perché non andiamo a fare la spesa? Noi? No, sai che non possiamo, Ernesto non vuole. Ma Concettina! Ernesto è morto! Appunto, dai, andiamo a fare la spesa. Mi piace così tanto andare al supermercato e mettere tutte le cose nel carrello. Anche a me! Prendi carta e penna, io letto e tu scrivi. Che bello! Lo sai, dobbiamo essere precisi e fare un elenco completo. Allora, il caffè perché quello non deve mai mancare. Giusto. Lo zucchero perché è finito. E per forza, se continui a confonderti. Tu dovevi versare il caffè, io mettere lo zucchero. Sì, va bene, andiamo avanti. L'Alka-Seltzer. Ma Concettina, Ernesto è morto, ricordi? Era lui che prendeva l'Alka-Seltzer, a chi serve più l'Alka-Seltzer qui dentro? E poi comunque ce n'era rimasta ancora una. No, era finito. Concettina, quando l'altra sera ho preparato l'Alka-Seltzer per Ernesto, ce n'era rimasta ancora una. Ti sbagli, Faustina, io gliel'ho preparato e non ne era rimasta nessuna. Ma tu dovevi versare l'acqua, io dovevo mettere la pastiglia. No, tu l'acqua e io la pastiglia. Sei sempre la solita. Poco male. Vorrà dire che con due avrà digerito meglio. Pazienza. Per un non
urlava come un matto. È vero, siete due pasticcione. Perché poi lui non era mica tanto ordinato, eh. Pensa che l'altra sera aveva dimenticato la pastiglia dell'Alka-Seltzer sulla mensolina. Di nascosto l'ho rimessa nel tubetto. Sarebbe stato capace di incolpare noi. Conciuttina, io ho trovato la pastiglia sulla mezzolina e l'ho rimessa nel tubetto! Ti sbagli, io l'ho trovata e l'ho rimessa a posto! Ma ti sbagli tu! Fai sempre confusione con tutto! Mi cominci veramente a preoccupare! Oh, sarà! E comunque, sai che ti dico? A me è passata la voglia di andare a fare la spesa! Beh, sai che ti dico? Anche a me! Perché invece non saliamo in terrazza a raccogliere i panni? Sono due giorni che non saliamo! È vero, saranno tutti secchi impolverati! E che problema è? Li laviamo e li ristendiamo! Un bicchierino di... lo scino? Lo scino? Sì, sì, adesso possiamo! Dai, dai, aspetta che lo prendo! E non lesinare sempre come faceva Ernesto, eh! Un bel bicchierone. Ma non è che ci farà male di mattina. E vabbè, dai, allora mezzo bicchiere. Mezzo? Mezzo. Aspetta. Un momento! Hai ragione. Alla nostra salute. Un momento. Hai ragione. Anche alla salute di Ernesto. A lui piaceva così tanto il nocino! Salute!